Allora Anastasia, ascoltami bene. In questo video noi faremo uno scherzo epico a Vanessa. Ho trovato una cassa Bluetooth che avevamo in questa casa. Adesso la collegherò al mio telefono di nascosto da Vanessa e stasera faremo partire, mentre siamo nel letto a guardare un film, un suono horror o dei passi, così che lei penserà che ci sia qualcuno in casa. Va bene? Va bene. Mi raccomando, non ridere. Non far trapelare nulla dal tuo viso. Inizieremo questo video dicendo anche a Vane: andiamo in piscina. Giornata normalissima, una nostra giornata qui in casa, nella casa delle vacanze. E poi stasera partirà il piano. Quindi tu dovrai poi distrarre Vanessina mentre io andrò in bagno a cercare che cosa mettere, che cosa far partire dalla cassa. D'accordo? Va bene, amore. Sì. Poi lo collego anche lì. Tu dovrai poi distrarre Vanessa, eh? Perché devo collegare il mio telefono con la cassa Bluetooth. Vedo che tu sei già pronta per entrare in piscina. Gli occhialini. Andiamo anche a vedere se Vanessina vuole entrare in piscina? Va bene? Allora, fammi prima vedere il tuo mega tuffo. 3, 2, 1, via. Adesso mi bagna. E questo è un tuffo? No. Ah, ecco. Guardate, adesso vado sotto e nuoto fino al piano. Com'è l'acqua? Calda? Sì. Abbastanza, perché sì. Devo entrare anch'io, io devo fare ginnastica, Sentiamo un po'. Eh? No, che bella, è bellissima, è vero? Vado sotto. Guardate, 3, 2, vado, nuoto fino al piano. 3, 2, 1, via. Amore, brava! Ah! Bravissima, amore! Mi hai bagnata tutta, ma nessun problema! Tutta bagnata! Tanto adesso dove... a nuotare adesso! Brava! Hai imparato un pochino a nuotare. Ti ho già detto che imparare a nuotare ci vogliono anni e anni di nuoto. Adesso mi spingo da qui, guarda. Brava, amore! 3, 2, 1, via! Sono proprio contenta, hai acquisito sicurezza, vero? Vanessina, stai finendo di pulire? Io adesso entro, puntiamo lì la telecamera e facciamo un po'. Anastasia, sei diventata bravissima, sono proprio contenta. Facciamo un po' di ginnastica. Allora, tu hai già provato questo, vero? Questo tubo, Vane. Ti sei trovata bene? Rimani a galla o no? Ma è calda! È calda, che bello, sono contenta, bella notizia. Vane, fatti una coda. Cosa c'è? Guardate. Vane, fatti una coda perché sporchiamo la piscina di capelli. Allora, dai, challenge in corso. Quale challenge si fa? Quale challenge volete fare? Tira la fune. Tira la fune? Dai, chi riesce a tirare via l'altro? Oh là là! 1-0 per Vanessa. Dai, seconda chance per Anastasia. 2-0 per Vanessa. Ultimissima Anastasia, dai. Si porta a spasso Vanessina. Che bello, voglio farlo anch'io questo gioco. 2-1. Adesso l'ultimo tra di voi lascia la sfida, chi rimane di più sott'acqua, dai. Mi raccomando, non esagerate. No, invece che andare sott'acqua, magari facciamo le vasche. Ok, allora fate 5 vasche. Chi le fa nel minor tempo possibile ha vinto. Chi inizia? Vai, Ani. Devi andare avanti e indietro per 5 volte. 4, 5. E io conto. Non puoi mai fermarti. Facciamo 4, dai, 4 vasche, dai. 1, 2, 3. Boh, non ce la fa Anastasia. Voglio rifare, mamma. No, amore, non ce la fai. No, dai, voglio rifare. Va bene, diamo questa possibilità. Amore, se non ce la fai, nessun problema, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Dai, più o meno 15 secondi. Più o meno. No, sai perché? Mi fermavo per guardare se stesse bene, mi dimenticavo di contare. Tu hai già fatto sulle vasche. Hai ragione, ma è perché guardavo lei, ero concentrata su di lei, dai. 15. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai, 10, brava amore, sei velocissima. 25. Sì, 80 secondi. Brave bimbe, adesso usciamo perché inizia a far freddo. Non c'è più il sole. No. Dai che dobbiamo fare la doccina e poi facciamo la pizza. Non facciamoci sentire. Più tardi, quando siamo vestite, tu dovrai distrarre Vanessa e io dovrò andare in bagno, accendere la cassa e sincronizzarla col mio telefono, ok? Sei pronta? Oh, sì. Stasera ci sarà da morire. Di paura, però. Oh, dai Vanessa, vieni che siamo qua al sole seduti. More? More? Vanessina? Non sai cosa ti aspetta? Vanessina? Arrivo. Oh, dai amore, vieni. Allora cuccioline, piscina finita, vi siete lavate, vi siete cambiate. Vi auguro di aver fatto la doccia, perché quando entrate in piscina c'è il cloro e vi dovete sempre fare la doccia. Cosa sono quegli sguardi? Fatevi sempre la doccia, tanto lo so che non l'avete fatta. Comunque, adesso facciamo la pizzetta per stasera. Aspettate, aspettate. Aspettate, la pizzetta non vuol dire la pizza, vuol dire che devi prendere una pallina piccolina e la stendi sulla teglia. Ognuno si fa la sua. Dovete mettere un goccino di olio nelle mani, altrimenti vi rimane tutto l'impasto sulle mani. Allora usalo anche tu. Usalo anche tu quell'olio, Vane. Dai Anastasia, prendi un pezzo di pizza. Un pezzettino. Ok, anche tu. Lo stendo. Ok. Dai, mettilo giù Anastasia, ghiaccia un po', non troppo, la pizzetta non deve essere larga quanto una teglia, deve essere una pizzetta. Allora, abbiamo tolto la carta forno, Vanessa ha avuto grandissime difficoltà a stendere questo impasto della pizza, per Anastasia col mio aiuto l'ha stesa. Perché io ce l'ho fatta però. No, vabbè, ti ho aiutata io, mentre Vanessa, anche a Vanessa alla fine ho aiutata io. Comunque adesso mettete un po' di pomodoro, Anastasia te l'ho sempre detto, se metti il pomodoro e col cucchiaio buchi la pizza... Così? Sì. Poi lo metto qua. E spalmo così piano. Sì, brava. Tutti lati. Brava Anastasia che mi ascolta, fa le cose giuste. Se ne vuoi mettere ancora un pochino, Vanessina è bravissima, complimenti, sembri quasi una pizzaiola. Va bene, adesso mettiamo la mozzarella, tu metti prima i wurstel e le patatine, ok? Va bene? Okay, va bene. Va benissimo. Io ok, tu metti solo la mozzarella, vuoi soltanto la margherita? Vuoi due patatine? In io una? Metti le patatine? Metti wurstel e patatine sopra la mozzarella. Solo quella, Vane, di mozzarella? Ok, va bene. Tu non la mettere, la metto dopo, va bene? Va bene, allora adesso preparo anche quelle mie di papà, poi mangiamo e questa sera a nanna presto perché domani abbiamo un appuntamento molto importante, dobbiamo svegliarci presto, vero adesso? Vane? Arrivano degli amici qui a casa nostra, sei contenta? Sì. Metti le patatine, tu sì? Così tu donali. Poi dimmi se ti piace. È bella, già? Sì, amore, un'opera d'arte. Ci vediamo dopo con la pizza. Ciao. Pizza pronta. Profumo com'è? È buono? Tanta fame. Buono, amore? Sì. Bene. Vanessina, piace? È una farina particolare, leggermente diversa da quella che usiamo a casa, però è sempre quella di farro, perché noi facciamo la pizza con la farina di farro. Ti piace? Benissimo. E allora, buona cena e poi a nanna, tra poco, ok? Anastasia, Anastasia, cosa fai? Sto mangiando gelato. Stai assaggiando se è buono? Ascoltami, adesso voi mangiate il gelato, tu tienila qua Vanessina e io faccio finta di andare in bagno a farmi la doccia, tu non devi far entrare Vanessa in bagno, comunque mi chiuderò e io una volta che sono in bagno sincronizzo il mio cellulare con la cassa Bluetooth, così poi quando andiamo a dormire faccio partire quel suono misterioso e amore, tu non devi aver paura, tu sai che è uno scherzo, va bene? Allora Vane, vado un attimo in bagno a farmi la doccia così poi andiamo a dormire, va bene? Finisci il gelato e poi vi lavate i denti e pigiamino, d'accordo? Mi raccomando, ok Ani? Beh cucciolini, sono venuta in camera a prendere la cassa e adesso vado in bagno e mi collego con questa cassa. Siete pronti a vedere una Vanessa super spaventata che sveglierò di notte? Ok cucciolini, mi sono chiusa in bagno, ho preso il telefono, sono sulle impostazioni del Bluetooth e accendo la cassa. Speriamo non mi abbia sentito. E
adesso devo, appena lo vedo, lo devo collegare. Non lo vedo, non so perché. Connesso, ci siamo. Adesso devo scegliere un suono che faccia un po' paura, in maniera tale da svegliare Vanessa e dirle che probabilmente c'è qualcuno in casa. Quindi andiamo a ricercare passi inquietanti. Ok, la metto qui e vado a dire alle bimbe di andare a dormire. Bimbe, dobbiamo andare a dormire, è tardi, a tu vai a metterti immediatamente il pigiama e lavare i denti, tutti e due. Dai Vanessa, a nanna, perché domani mattina ci dobbiamo alzare presto. Vai a mettere il pigiama. Brave bimbe, bravissime. Lo so, anch'io sono veramente stanchissima. Poi oggi ho fatto un sacco di cose. Vabbè, buonanotte, dammelo almeno, Allora, domani mattina ci svegliamo, vabbè, non alle 7, però quando vi sveglio cercate di alzarvi il prima possibile, d'accordo? Va bene? Buonanotte, bimbe, adesso vengo anch'io a dormire, con voi. Stasera voglio dormire con voi. Contente? Sì. Notte, notte. 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 Ok, spegniamo la luce. Accendiamo la lucina e queste bimbe fanno la nanna. Ok, cucciolini, vado a riprendermi la cassa e la posiziono sul mobile della sala e faccio partire l'audio. Sembra che Vanessa si sia già addormentata, molto bene. Andiamo a vedere. Dorme, perché adesso quando l'accendo fa un rumore strano, Posso accenderla? Stai lì, stai lì, stai lì. Ok ragazzi, è già acceso, mi ero dimenticata che l'avevo lasciato acceso e adesso faccio partire l'audio. Io fingo di essermi addormentata qui a fianco a loro. Anastasia, mi raccomando, devi essere super spaventata anche tu, ok? Non svegliamo adesso. Ok, sentite? Questo è perfetto. Ok, adesso devo svegliare Vanessa e Anastasia e dire che probabilmente c'è qualcuno in casa. Bimbe, bimbe, Vane, bimbe, sento dei rumori. Cosa? Non lo so, sento dei passi. Li sentite? Sì. Senti, Vane, Vane, senti? Ci sono dei passi. Non lo so. Mamma. Non lo so. Dai. No, dai, mamma. No, ma aspettate, magari. Ah, vedi, no. Ancora. Devo andare fuori a vedere. Non capisco perché si sentono così. No, no, non andare. No, dai, devo andare a vedere. Ma papà sta dormendo, mica lo posso svegliare. Domani mattina si. Oddio, ma si sente anche la voce di una persona. No, dai, basta, dai. Io resto qui, ma non lo so. Bambine, vado, accendo la luce un attimo. Così no, accendiamo un attimo. Devo accendere le luci anche fuori, io però devo andare a vedere. Ma dai, ma cosa te ne frega? Dai, ma chi vuoi? No, ma magari sono i vicini che sono entrati e si sente in maniera, è buio. No, dai. Ok. Vado, bimbe? No. Volete venire con me? No. Io ho paura, da sola. Non cosa? Paura. Vuoi venire? Da sola. Volete venire? Dai. Volete venire con me? No, è meglio che state qua. Ascolta. No. No, 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 dai, 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 no, dai, dai. No, 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 no. No, 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 no. Basta. Ma capisco, non capisco perché si sento così forti. Vieni da di là. Viene da di qua. Facciamo una cosa. Vado un attimo a vedere in camera di là se dalla finestra vedo qualcosa. No, io no. Eh?
Venite con me a vedere in camera. In camera sì. Oh Madonna, ma cos'è? Mi sto spaventando. No, 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 no. No, Ani. Ani, io ho paura. Anche andare di là. E se sono in camera? Dai, Vanessina. Vieni con me. Dai, amore, vieni. Allora, facciamo una cosa. Chiamo la polizia. Sì. Ma che cosa la chiamo a fare? Per dirgli che sento dei passi. Scusate, magari, cioè, vedi, adesso non si sentono più. Magari sono i vicini che sono entrati. No. Dai, andiamo. No, basta. Ok. Chiamo la polizia. Lo sveglio. Sì. Vabbè. Era uno scherzo. È uno scherzo, pivellino. Non mi parlo più. Guarda. È uno scherzo. Sono... Oggi abbiamo trovato la cassa di là e ti abbiamo fatto uno scherzo. Guarda. Che la cercavamo una mano, abbiamo detto che non l'avevamo lasciata in Sardegna. È vero. Va bene. Non sono molto questo scherzo. Ce la farai pagare? No. Ti sei spaventato tanto, amore. Scusa. Cioè, non lo so. Però sai che a un certo punto me la stavo facendo sotto lo stesso, anche se sapevo che era uno scherzo. Perché questi, alcuni passi che arrivavano, sopraggiungevano così all'improvviso, mi spaventavano un po'. Poi qualcuno sembra che ha fermato quello che ha detto, adesso non ci sono proprio, sono ripartiti. Sì, è vero, praticamente ho scelto un audio con dei passi e l'ho trasmesso, ho collegato il mio telefono alla cassa, questo audio, sì. Va bene, dai, scusa amore, ma avevo voglia di fare uno scherzo, se no mi annoio. See you need to see you so much. Non volevo svegliare papà per uno scherzo, poverino, che domani si deve svegliare presto. Va bene, dai, andiamo, perché deve andare in aeroporto a prendere i nostri amici. No. E ovviamente Anastasia era mia complice, quindi tocca fare uno scherzo ad Anastasia, che, amore. Sì, che la mettiamo dentro il camino. E accendiamo il camino. Sorry. Guardate il nostro balletto che abbiamo fatto e inventato le vane. E poi andiamo a dormire. Guardate. Adesso stava dormendo, poverina. Ma non potete farlo per... No, secondo me è partito un altro video. Adesso ci spaventiamo perché partono i video. Wow. No, perché io l'ho tolto. Proprio al bagno. E quindi che cos'è, scusate, se tu l'hai tolto? È questo. Mi fai la camomilla. Sì, adesso ti faccio la camomilla perché stava... te l'ho detto, c'è un rumore come se fosse pioggia. Ma no, nella lavastoviglie non c'è rumore di pioggia, c'è un altro tipo di rumore. Vedi? Ma non è quello, io sentivo... Oddio, non è che c'è davvero qualcuno. Dai! No, non sto scherzando, Vane. Sì, la vediamo pure la lavastoviglie. Oh, ma che lavatrice, a parte che quella è una lavastoviglie, cosa l'apri a fare? Il rumore della lavastoviglie è un altro. Vediamo. Lo sento qual è il rumore della lavastoviglie. Ah, ma è quello. No, sentivo... Sì. Oh, io sentivo un rumore che faceva... Ma è quello, è la lavastoviglie. Secondo me c'è qualcuno. Allora, no, aveva... Guarda, vai sotto, vai sotto quello. No. Ma allora, questo è un condizionatore. Aveva ragione Vanessa, mi sono avvicinata alla lavatrice, alla lavastoviglie, mi fa dire lavatrice anche a me. No, ma anche se lo apri. Ok, chiudi adesso. Avevi ragione. E da quando fa questo rumore di pioggia la lavastoviglie? Da stasera, perché stiamo facendo questo video. Io nelle famiglie ho delle galline. Ma ascoltami Vanessa, la lavastoviglie non ha mai fatto rumore di pioggia, solo stasera perché stiamo facendo questo video pauroso. Guardate, è questo bellissimo perché non vola, ma... Ma dai, veramente? Ma sai che io in questi 4 anni credevo volasse? Anche. Ma roba da matti, cosa abbiamo scoperto? Questa è la serata dei misteri. Ragazzi, buonanotte, andiamo a dormire. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. No, e comprate le nostre lingue su www.vanitygirl.shop. Ciao! Nocciolina del mio cuore, ciao! Allora, te ti devo assolutamente ripristinare. Allora, mi devi ridare il telefono. Salutiamo! Ma che salutiamo? Ho appena iniziato il video, già salutiamo? Come si chiama?
Ah, facciamo i saluti all'inizio adesso? Dai, come si chiama? Si chiama... Sì. È questa qua. Ah, non lo sei neanche capace a nominare, fa vedere. Piguz. No, Pinguin. Pinguin Gong. Sarà cinese questa bimba. E salutiamo lei. E salutiamo ciao. Pinguin Gong. Dalla Cina. Fa niente, dal nome mi sembra cinese, quindi visto che non la conosco, per me è cinese. Allora, cuccioline, oggi andiamo al mare, probabilmente proveremo una nuova spiaggia. Sì, sì, mare. Guarda che cavi dal divano. Mare, mare. È qua vicino? Sì, spiaggia abbastanza. Senti, Vanessa, allora facciamo così, non andiamo al mare e vai a fare i compiti. Perché tua sorella li ha finiti i compiti, tirati su. Molla il telefono, che dobbiamo ripassare le regoline. Dai, Vane, andiamo a metterci il costume, dai. Dai, Vanessa. Sono 2 mesi, siamo qui. E allora? Allora andiamo sempre al mare. Allora, visto che io a voi non ho ancora detto una sorpresa che avverrà fra qualche giorno, non la voglio svelare ai nostri cucciolini. Non sapete chi è che arriva qui, voi non lo saprete mai fino al giorno in cui arriveranno. Spegni il telefono, perché sennò la poverina diventi tu. Anastasia? Anastasia è uno. Anastasia è due. Cosa gli dici? Sto facendo un video. Sto facendo un video. Sto facendo un video. Ma cosa vuoi fare? Sei bianca come Gasper. Cioè non Gasper è il nostro gatto, scusa, come Casper, il fantasmino. Ti sei sbiancata. Dai, mamma, sonno. Hai sonno perché non stai facendo nulla. Allora vai a fare i compiti, dai. Vai a fare i compiti. Mortizia, vai a fare i compiti. Con lo smalto nero. Dai, prepariamoci. Prepariamoci. Mettiamo i costumi. E mettiamoci a dormire. Buonanotte domani. Anastasia. Mi stai scrivendo una lettera o dovevi dire solo ciao? Ciao. A dopo. A dopo. Ciao. A dopo domani. A domani. A domani. Dopo. Domani. Dopo. Dopo domani. Tra 2 giorni. Mua. Pure mua. Cioè anche mua le dice. Ma lei non ti vede e non ti sente. Aspetta, ma fai Vanessa Anastasia. Oddio mio, me la passi a Ping Guang, per favore, a pinguina, me la passi un attimo. Metti giù, muoviti. Da chi? L'ha persa? L'ha persa per strada? Devo dire che ho promesso. Ma non lo so, è cinese, dai, metti giù. Ciao, faccio l'ultimo giro. Ma che giro di cosa? Adesso te lo faccio fare io a te l'ultimo giro. Dai, Anastasia, sta. Grazie. Anastasia ha tolto il cellulare. Ma come mai? Di sua spontanea volontà. Tu vuoi andare al mare? Sì. Perché mi porgi la mano? Ok, allora andiamo a mettere il costume. No. Non ti permettere. Questo è mio. No, no, sto... no, è mio. Eh no. Non è tuo. Anastasia, smettila. Anastasia, smettila che mi bruci i peli. Mi bruci i peli. Smettila. Costume, scegliamo il costumino. Dammelo. Dai, Anastasia, prova a vedere se dentro questa borsa ci può essere un costume che ti può andare bene, se no dobbiamo andarlo a cercare da un'altra parte. Tieni. Okay. Dai, vediamo cosa c'è qua dentro. Quello là, questi sì. Ah, una cucinella, lasciala stare. Dai, guarda se c'è il costume che ti può interessare. Questo no? Ecco, questo qua, vuoi mettere questo, amore? Fa niente, è una cucinella. Vuoi mettere questo, l'altro pezzo? Ma non è che è cattiva? Sì, è cattiva. Ha nascosto il coltello in tasca. Attenta perché se estrai il coltello ti può fare del male. Non è quella velenosa? Sì, se la tocchi muori. No, è velenosa. È velenosa? Eh sì, E adesso? Dai! Anastasia, il tuo costume è avvelenato. Vanessa, vuoi mettere questo? Guarda! Vane?
così abbiamo risolto i problemi. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Come? Amore, non è un gatto, è una coccinella. Non so se a questo richiamo lei possa reagire. Amore, prendila, la prendo io? No. Guarda come sei tenera, è velenosa, però allo stesso tempo non vuoi farle del male. Dai, ma prendila. Prendi, amore. Oh. No! Ma cosa urli? Perché urla? Ok, Anastasia, vai in bagno e mettiti il costume. Quella, adesso fai. Tu sembri una zingarella. Tu sei una zingarella. Ma è tuo questo costume? È gigante. Come fa ad andarti? Guardate. Guardiamo, eh. Ah, brava. Adesso vediamo se riesci anche col pezzo di sopra. Ho dei grandi dubbi. 3, 2, 1. Brava, amore. Mamma, come sei bella. Ma sei dimagrita? Sembri più magra. Vane, dai, perché metti il costume anche tu. No, tu hai scelto questo. No, questo. Dai, e il pezzo di sopra dov'è? Vai. Ok. Va 3, 3, 2, 1. Ok, vai, dai, pezzo di sopra e andiamo. 1, 2, 3. Wow, signorina, ma che meraviglia! Complimenti, complimenti. Adesso mi preparo anch'io e andiamo in spiaggia. No, io voglio dormire. Ma se ti sei messa il costume? Io voglio. Andiamo. Ma non metti nulla sopra? No. Allora mi prendi la borsa del mare. Anastasia, ti ho detto che stai esagerando. Staccati. Mare. Siamo in macchina, siamo pronte per andare al mare. Io non voglio. Dai, Vanessina, smettila. Non ci dirò, mamma. Cioè, sempre al mare, sempre. Da 2 mesi che siamo qua. Cioè. Allora. Devi riposare alcune volte. Ma abbiamo riposato. Ma invece di essere contenta, Vanessa, tra un mese ricomincia la scuola. E poi ti ho già detto che ci sarà una super sorpresa tra qualche giorno, di cui voi non siete a conoscenza. Quindi cerchiamo di goderci questa giornata. Non te lo dico. Cerchiamo di goderci questa. 7. Cerchiamo di goderci questa giornata, Vanessa. E che tra qualche giorno si ritorna a casa e poi il mare lo vediamo il prossimo anno, non lo vediamo più. Siamo arrivate in spiaggia, c'è un pochino di vento, l'aria è fresca. Dai Vane, si sta bene oggi, non mi guardare così male. Dai che ti diverti. Anastasia, tu come stai? Benissimo. Dove vai? Senti, tu hai toccato l'acqua, mi hai detto? Sì. Com'è? È calda? Sei contenta che l'acqua sì, è calda? Sì, sei calda, adesso fa caldo. Beh, l'aria è fresca, l'acqua calda va bene. Sei mai contenta? Ah, ti stai già appropriando della mia sedia? Lo sai che è mia, vero? E mi guarda male, mi fa morire. Giochiamo a tennis? Vediamo quanti tiri siete in grado di fare. Vediamo un po'. Una. Brava! Allora, dai, almeno 3 di fila li dovete fare. Uno. Dai, Ani, su. Una. Vai a fare il bagnetto? Tua sorella che si lamentava tanto è già in acqua, eh? Ma anche tu ti stai un po' annoiando? No. No, amore? Sei contenta? Ma lo sai che arriva una sorpresa tra qualche giorno? Io non so. Tra 9 giorni più o meno. Tu non puoi immaginare. Dov'è la signorina che si annoia ed è andata a fare il bagnetto? A che cosa, amore? Con le racchette? Ti sei portato? Hai fame tu? E guarda cosa c'è dentro. Ci sono i tarallucci, la banana. Sì, adesso andiamo. Mamma! Mamma! Posso giocare con voi? Non ho capito. Posso giocare con voi? Sì, finisco di giocare con Vanessa e poi gioco con te, va bene? Ok. Va bene. Stai divertendo? Perché io no, quindi me ne voglio andare da qui, voglio ritornare a casa Novara. So che ci sono un sito dove metti la casa in affitto per chi viene in vacanza. E cosa vorresti fare? Voglio mettere la nostra casa in affitto. Tanto so l'indirizzo, il numero civico, so tutto, così magari viene qualcuno ad affittarla e noi ce ne andiamo a casa Novara. Va bene. Thank you.
siamo tornate a casa. Ascoltate, facciamo la doccina così poi andiamo a mangiare qualcosina? Eh? La signorina... Uè! Gli hai spruzzato? Uè! Allora? Ti sembra di essere in piscina? L'acqua è ghiacciata della piscina. Speriamo che si scalda un po'. È cambiato il tempo, in pochi giorni è cambiato tutto. Però si scalderà, perché quando... Speriamo. Se le temperature non si alzano un pochino... Magari quando c'è la sorpresa, con una sorpresa molto bella, si riscalda. Speriamo, infatti. Avete fame? Volete fare un piccolo aperitivo piccolino prima di andare a mangiare qualcosa? Tu hai fame? Cos'è che vuoi? Volete che vi scaldo un würstel di quelli grandi, ve li taglio a pezzetti? Ve lo taglio a pezzetti, no? Io voglio i taralli. Vuoi tarallini? Senza niente, un po' di formaggio, pecorino, salame, no? C'è la costina. La? La costina. No, amore, la costina di maiale? No, in questo momento non ce l'ho pronta. Le avrei mangiate anch'io le costine. Vuoi che ti faccio una coscetta di pollo? Ci voglio pensare. Va bene. Siete pronte? Sì. Andiamo, dai. Anastasia, cambiati i pantaloni. Staccatevi per favore che dobbiamo assolutamente andare, che abbiamo prenotato il ristorante, dai! Vi dovete staccare immediatamente dal telefono, dobbiamo andare! Vanessa! Hanno suonato, state aspettando qualcuno? Ma un attimo, arrivo! Ma stiamo aspettando qualcuno? No! No! Ma chi è? Andiamo a vedere. Chi è? C'è un signore. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Mi dica, bisogno? Sono venuto qua da casa in affitto. No, guardi, credo proprio che ci sia un errore. Ma stiamo scherzando. Vuole che io ho pagato sulla piattaforma? Guardi, le confermo e le garantisco che noi non abbiamo messo nessun annuncio. Però per correttezza vado dentro a chiedere alla mia famiglia. C'è un problema. C'è fuori un signore che dice di aver visto un annuncio su Airbnb che questa casa era in affitto. Ed è convintissimo di quello che sta dicendo. Dice di aver anche già pagato. Ma... sapete qualcosa? No. Siete sicure? Papà vi ha detto qualcosa? Non mi sembrava di aver capito che papà volesse affittare questa casa, vero? No. Dio mio, ma cosa gli dico io adesso a questo signore? Di andarsene. B&B è una piattaforma seria, cioè nel senso se uno paga... Sì, che hai sbagliato. Io ho sbagliato? Hai fatto qualcosa, Vanessa? No. Sei sicura? Anastasia, sei un po'... Anastasia, perché fai così? Già che stavo facendo prima, vero? Io ti facevo così, lei mi dava il pugno io. No, bambini, ascoltatemi un attimo. Scherzi a parte. No, adesso ascoltatemi un secondo. Scherzi a parte, i giochi me li racconti dopo. Questa cosa è serissima. Io come faccio adesso a dire a quest'uomo che è venuto qua a dirgli di andarsene? Devo assolutamente andare a controllare di quale inserzione stia parlando e capire come è stata potuta essere fatta. Comunque, ragazzi, salutiamo i nostri cucciolini perché io non so come risolvere questa situazione. Veramente, chiudiamo il video per favore perché sono un po' in panico. Ma ragazzi, intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Che casino, ragazzi.